E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi vi spiegherò come risparmiare spazio sui vostri iPhone e i vostri iPad. Ma andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZane.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia, ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram, Mirko_Zane, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare proprio di questo ragazzi, dello spazio su iPhone. Una delle domande che mi pongono molto spesso gli utenti è: Mirko, come faccio ad aumentare la capienza del mio iPhone? Beh, fisicamente non si può fare ragazzi, a meno che non utilizziate iCloud, ma non è neanche fisica ovviamente la cosa, ma ne parleremo dopo. Però si possono utilizzare diversi metodi per cancellare magari qualcosa che ci permetta di liberare dello spazio all'interno dei nostri dispositivi, che sia un iPhone o che sia un iPad, in modo tale da mettere tutto ciò che vogliamo. Ed infatti oggi vi mostrerò una piccola lista di alcuni trucchetti o comunque alcune effettive funzionalità o direttamente delle operazioni da eseguire periodicamente per avere una memoria sempre pulita, sempre veloce, sempre scattante e soprattutto libera. Allora, iniziamo! Ovviamente ragazzi, prima di iniziare non sto qui a dirvi sicuramente cancellate le applicazioni superflue oppure cancellate foto e video superflui, assolutamente no, queste sono cose scontate che chiunque potrebbe dire. Questi sono seri consigli che possono migliorare nettamente sia le prestazioni anche del vostro dispositivo, ma soprattutto liberare la memoria del vostro iPhone ed iPad. Vi dico inoltre ragazzi che questi consigli possono essere utilizzati su tutti gli iPhone e su tutti gli iPad che montano o iOS 12 o iOS 13 o iOS 14 o l'imminente iOS 15, quindi questi 4 iOS e quindi tutti i dispositivi che sono compatibili con questi 4 aggiornamenti saranno pienamente compatibili anche con questa guida. Quindi fate attenzione, se avete da iOS 11 in giù ovviamente ragazzi non funziona il tutto. Ora parliamo subito del metodo più efficace ragazzi. Molte persone non sanno che all'interno di iPhone, tramite parecchi aggiornamenti, quindi aggiornare periodicamente a nuovi iOS o comunque installare, disinstallare molte applicazioni, fa accumulare la voce altro. Questa voce è tutto ciò che non comprende quello che è già segnato all'interno dello spazio di iPhone, ovvero foto, video, app. Queste sono altre categorie, questo è tutto il resto, quindi il software, tutto ciò che si riempie all'interno del software. Ora, all'interno di questo altro, oltre voci di aggiornamenti che appunto riempiono la memoria, c'è anche una voce dedicata alle applicazioni, o meglio, alcune applicazioni generano una memoria cache, ragazzi. Questa memoria cache permette di accumulare nel tempo parecchia memoria. Vi faccio vedere in questo caso ad esempio la mia applicazione di Instagram, che è veramente gigantesca. Se voi invece ad esempio eliminate le applicazioni che contengono appunto questa cache esagerata e le reinstallate, in automatico verrà snellita di tantissimo quella singola applicazione, in questo caso ad esempio Instagram, che passa da un tot di memoria a veramente pochissimi megabyte. È chiaro ragazzi, nel tempo questa cosa si ripeterà, nel senso che ogni applicazione accumula questa memoria cache che contiene dati temporanei o magari dati che voi nel tempo accumulate navigando, utilizzando l'applicazione, e quindi è una cosa che bisogna fare periodicamente. È chiaro, non la potete fare ogni settimana, c'è una rottura di scatole. Io vi consiglio sempre di fare questa operazione una volta ogni sei mesi. Prendete un'app, in questo caso che ne so, Instagram oppure Facebook o YouTube, qualsiasi app, la prendete, la cancellate, la reinstallate semplicemente, poi reinserite i vostri dati e rifate accesso all'app stessa. Quindi un'operazione molto veloce che però ogni tanto fa risparmiare tantissima batteria. Vi dico solo questo: negli anni passati ho rimosso in contemporanea Facebook, Instagram e WhatsApp e le ho reinstallate ragazzi. Reinstallandole, compreso ovviamente anche WhatsApp che aveva tutti i media eccetera eccetera, ho guadagnato ben 5 GB di memoria residua sul mio iPhone. Quindi diciamo che è un'operazione che serve parecchio, e soprattutto Instagram e Facebook mi accumulano veramente tanta. Tornando invece alla voce altro, la parte della voce altro che comprende invece gli aggiornamenti software, quindi problemi dedicati ad accumulo di dati all'interno
di questa voce tra aggiornamenti vari, eccetera, eccetera, l'unico modo per poter rimuovere questa voce alto, quindi riazzerarla e pulirla, è ripristinare il dispositivo, ragazzi. Sapete già, conoscete già la mia guida per rimuovere eventuali errori sul vostro iPhone e sul vostro iPad. Questa guida ovviamente resetta anche la voce alto, quindi non solo rimuove eventuali errori sul vostro dispositivo, quindi permette di renderlo più fluido, più scattante e soprattutto non si bugga la batteria o eventuali parti della memoria, come in questo caso con la voce altro, e effettivamente avrete un incremento della capienza del vostro iPhone ed iPad, perché la voce altro verrà resettata e rimarrà solamente il software installato in quel momento sul vostro iPhone, senza nessun residuo di software precedenti o comunque accumuli vari. Ovviamente, ragazzi, questa guida ve la lascio qui sotto in descrizione e anche nel primo commento, anche perché è storica di questo canale, e ovviamente adesso c'è la nuova versione che si fa direttamente dal nostro iPhone, cioè non necessita più di un Mac o un PC esterno, ma questa operazione di ripristino si effettua direttamente dal nostro iPhone, e nella guida vi dico anche come non perdere tutti i vostri dati più sensibili. Ora, un altro metodo molto efficace, che per molti sarà stupido, ma è veramente molto efficace, è cancellare i dati di cronologia e, diciamo, cache anche di Safari, ragazzi. Safari ovviamente lo conosciamo tutti, è il browser web che ci permette di navigare all'interno di internet, del mondo di internet, tramite i nostri iPhone e i nostri iPad e ovviamente anche nei nostri Mac, ma in questo caso non c'entra. Ovviamente questo browser, più lo utilizziamo, più accumula dati, dati che non vengono cancellati in maniera automatica, ma che dobbiamo cancellare noi. Infatti ogni tanto basta andare all'interno delle impostazioni, cercare la voce Safari, successivamente andare sulla voce cancella appunto i tuoi dati e la cronologia. In questo caso verrà resettato Safari, dovrete reinserire le password sui vari siti web dove avete fatto accesso, però ragazzi Safari viene pulito e tra l'altro va pulito, anche perché per una questione di sicurezza non fa mai male una pulizia al browser web, no? E ultimo consiglio, ragazzi, ma non meno importante, forse secondo me è il più importante di tutti, cioè è scontato consigliare metodi che ti permettono di cancellare qualcosa, ma effettivamente, ragazzi, il metodo corretto è quello di espandere la vostra memoria. Fisicamente non potete ampliare la memoria del vostro iPhone, ma potete farlo grazie ad iCloud, che rende, diciamo, un iPhone molto più fruibile, perché se avete intanto più dispositivi vi permette di sincronizzare tutti i vostri dati e i vostri file, ma non solo, a soli 99 centesimi al mese vi dà 50 giga in più di spazio dove potrete mettere foto, video, documenti e molto molto altro. Io lo consiglio sempre a tutti coloro che hanno parecchie foto e parecchi video, perché prima cosa sposta i dati su iCloud, quindi la memoria del vostro iPhone viene risparmiata da questo spazio in mare che è derivato appunto da foto e video, ma non solo, ragazzi, permette anche di metterle in sicurezza, perché iCloud non è un prodotto fisico ma è un server e quindi non si rompe, come è chiaro che si può rompere il nostro iPhone, e quindi rimangono sicure al 100%, ovviamente tutelate dalla nostra privacy. Questo non vuole essere uno spot pubblicitario, ragazzi, fidatevi, a me non frega niente se spendete i soldi per iCloud, Apple non mi paga, non me ne frega, semplicemente ve lo do come consiglio perché io lo uso da tanti anni e so le potenzialità che ha iCloud a soli 99 centesimi al mese, e tutto quello che ho detto precedentemente con questi 99 centesimi al mese secondo me non serve a niente, però la scelta è vostra. Ma comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete preso in considerazione uno di questi consigli e se effettivamente anche con voi funzionano oppure no. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZane.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.